Ci troviamo a Padula, dove è ospite Sandro Rutolo, il noto giornalista che tratta soprattutto di temi sulla camorra e sulla mafia, perché è ospite della città di Padula e del museo di Gio Petrosino, in quanto ancora una volta la cittadina, nota per la certosa di San Lorenzo, vuole confermarsi capitale della giustizia. Ascoltiamo l'intervista all'assessore Chiappardo e anche naturalmente al giornalista Sandro Rutolo. Abbiamo voluto che Sandro Rutolo visitasse il luogo nel quale Petrosino è vissuto fino all'età di 13 anni, ma non solo. La casa museo, che è stata acquisita al patrimonio comunale, è diventata patrimonio del comune di Padula, è stata acquistata e si è arricchita di un ulteriore piano, che è quello dedicato alla galleria sulle mafie e antimafie. Per cui anche come amministrazione abbiamo voluto fortemente che Sandro Rutolo visitasse anche questo ulteriore piano, per cui Sandro Rutolo, che è un esempio di lotta alla criminalità organizzata, oggi attualizza quello che è il messaggio di Gioe Petrosino. È fondamentale che per i giovani, per la società nella quale viviamo, i principi di legalità, di giustizia siano fortemente affermati, ed è quindi, ricollegandoci ovviamente a quelle che sono le tematiche portanti della Casa Museo Gioe Petrosino, è questo ciò che l'amministrazione comunale oggi vuole fare, per cui la visita di Sandro Rutolo assume questa valenza molto importante per tutta la comunità di Padula, del Vallo di Diano e della provincia di Salerno. La storia di Gio Petrosino ci dice tantissime cose. La cosa che mi ha detto subito è una: la mafia è nata nel nostro mezzogiorno d'Italia, poi si è, come dire, ha superato il confine meridionale, quindi la camorra in Campania, anzi tutto nasce con la camorra in Campania, poi la Cosa Nostra, l'Andrangheta, e oggi diciamo li abbiamo nel nord del paese. Però se voi andate a vedere quelli che hanno realmente combattuto le mafie, le camorre, sono i nostri fratelli del mezzogiorno. Cioè, quando abbiamo sentito l'attore Gio Petrosino, il passaggio con la storia dell'immigrazione, noi eravamo gli sporchi, brutti e cattivi, ed eravamo i mafiosi fuori, gli immigrati. Però in realtà il Gio Petrosino, il Giovanni Falcone, il Boris Giuliano, il Giancarlo Siani, giornalista, cioè tutte queste figure, lasciamo perdere tutte le vittime innocenti, ma tutti quelli che hanno combattuto le mafie, sono tutti figli di queste terre. Per cui non dobbiamo aver paura, e dobbiamo in questo avere il nostro orgoglio, perché portare qui le scuole, i ragazzi, vuol dire, come dire, restituire un patrimonio. Da questo punto di vista è fondamentale la figura di Gioe Petrosino, perché ci dice l'orgoglio, ci dice il valore, ci dice la lotta. Guardate, in America si è battuta la mafia, noi qui non riusciamo a batterla, perché noi siamo l'unico paese dove la mafia ha i rapporti con la politica, perché se fosse stato un problema come in America di pistole, i pistoleri americani, i poliziotti sono di più e hanno battuto i mafiosi. Noi pure qui in Italia abbiamo più forze di polizia di mafiosi, però ci chiediamo perché non riusciamo a batterli. Perché c'è questo elemento di unione. Allora è importante che questo non sia soltanto un museo, secondo me, del passato, ma attraverso il passato ci aiuti a raccontare l'oggi, il futuro, a costruire una cultura della legalità.